Potrei fare il video all'interno, però gli auguri di Natale ve li volevo dare così, a meno 4 gradi, con tutta la città un po' bianca e un po' innevata. Veramente un bianco Natale, ragazzi, qui a Kiev. Benvenuti nel mio 78esimo paese del mondo visitato. Siamo arrivati ieri sera qui in Ucraina e questo qua sarà il mio regalo di Natale per mio padre, perché ho deciso di fargli, non lo so, di fare una vacanzina natalizia assieme. Io volevo rubarvi giusto un 2-3 minuti oggi per farvi gli auguri, augurarvi delle fantastiche vacanze, un magico Natale. Mi si impasta la bocca perché fa veramente freddissimo fuori, infatti è tutto congelato, è tutto sommerso da un manto di neve, anche il nostro balcone, questo qua è uno dei due balconi che abbiamo nel nostro enorme appartamento, raga, è veramente gigante. E adesso comunque stiamo per uscire, andiamo a fare un bel pranzo di Natale. Voi cosa mangiate oggi per il pranzo di Natale? Noi, io ho trovato un bel ristorante che prepara cucina tipica ucraina. Anche ieri sera siamo arrivati e siamo andati subito a mangiare, anche perché in teoria io avevo preso dei voli per avere l'arrivo la mattina e il ritorno la sera, ma il nostro volo da Bergamo, anche lì ho scelto l'aeroporto di Bergamo per essere comodi, ha fatto 8 ore di ritardo e quindi mi ha scombussato un po' i piani. Però l'obiettivo per me e per questo Natale era passare più tempo con mio padre, perché lui lavora sempre, io lavoro sempre, quindi non abbiamo mai modo di stare assieme per più di pochissimo tempo. Quindi ok, siamo arrivati tardi, però almeno ero con lui. E ho preso questo enorme appartamento che poi vi farò vedere, che si trova in pieno centro a Kiev. Non vi so dire molto sulla città perché per ora non ho visto niente, è un po' particolare. Là dietro c'è anche la cattedrale di Santa Sofia, siamo in pienissimo centro, piazza Maidan, non lo so, ancora non conosco la città e non mi sono neanche informato perché prima di venire qui non avevo tempo. Cioè la piazza è proprio qui a due passi. Ieri sera siamo arrivati, ci abbiamo messo un po' a cercare l'appartamento, però alla fine l'abbiamo trovato. E è molto strano questo appartamento, è tipo grande il doppio rispetto a quello della Romania, costa uguale, però è un po' più eccentrico, ma sono contento perché alla fine siamo in una sistemazione, non è un hotel, no? Siamo in centro a Kiev, in un appartamento di una signora ucraina che ci ha affittato per 4 notti, questa la chiama penthouse, però vabbè. Comunque, ieri sera siamo andati a mangiare qui vicino in un ristorante super quotato, abbiamo mangiato da Dio, mi sono scofanato 600 grammi di bistecca per tutti i contorni e abbiamo speso pochissimo. Secondo me è molto 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 economica l'Ucraina, ancora non ho capito dove sta l'accento, forse anche di più di quanto mi avevano detto. Comunque tra poco andiamo a vedere la cattedrale qui dietro, ci facciamo una lunga passeggiata verso il fiume. Di roba da vedere ce n'è tanta, ma non credo che farò molti video perché l'obiettivo era quello di stare con mio papà e quindi non voglio tutto il tempo filmare, telefono in mano. Qualcosa vi racconterò, sicuramente farò tante belle fotografie, anche perché mi sono portato tutto il materiale fotografico analogico. E niente, mi ispira. Voi come passerete le feste? Cosa fate oggi? Io alla fine sarò qui giusto fino al 20... Madonna, guarda qua! Starò qui giusto fino al 27... perché poi torniamo in Italia. Il 28, tra l'altro, se volete che ci si becca durante le vacanze, mi trovate all'Accademia Carrara a Bergamo, perché farò il primo appuntamento di presentazione del mio libro. Praticamente sarà un firmacopie, però firmacopie suona molto male. E poi non so se venderanno i libri lì in loco. Comunque, tanti mi hanno chiesto per l'autografo, io mi imbarazzo a fare gli autografi, però se volete mi trovate lì. E il 28 sera, vi lascerò dei dettagli qua sotto, lo metterò sulla pagina Facebook e poi niente, si va a fare il Capodanno. Voi avete deciso, noi andiamo a fare il Capodanno a casa di Mattia e niente, saremo probabilmente tutta la sera a fare tornei di Smash e a mangiare polenta. Ragazzi, io vi auguro nuovamente buon Natale e buone feste, sperando che passiate una giornata meravigliosa con i vostri cari, i vostri amici, le persone alle quali volete bene. Fatemi sapere cosa combinate, cosa mangiate, soprattutto qua fatemi venire fame, perché adesso ci facciamo un 2-3 km di passeggiata, però ieri sera mi sono veramente sfondato e quindi non so, ho bisogno di ispirazione per farmi venire una gran fame e poi andare ad assaggiare un po' di cibo ucraino o ucraino. Adesso torno dentro perché mi si sta congelando la mano, non vi rubo altro tempo e tanti auguri, ci vediamo domani.